l'Olimpo degli dèi. Sale sull'Olimpo degli dèi Paolo Figine.
bellezza, la grazia, la leggiadria. Lui era la forza, la turbolenza, la discordia. Si amarono contro il volere di tutti gli dèi. Orgasmatron! Sulla vetta dell'Olimpo stava suonando Paolo Chigine. We'll be right back.
Zeus, capo di tutti gli dei, dio supremo dell'Olimpo, signore del fulmine, diede Venere in sposa ad Efesto, ma ella non gli restò mai fedele. Nel suo cuore Marte, nella sua mente Paolo Chigine. Orgasmatron. RIN, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei.
Radio Italia Network, Orgasmatron, nell'Olimpo degli Dei, Paolo Figine. We'll be right back.
in Radio Italia Network. Nell'Olimpo tutti stavano seguendo con ammirazione e giubilo le gesta mitologiche di Paolo Chidine, Orgasmatron, nettare degli dei. We'll be right back.
Giunone e Minerva sentirono nel cuore il morso della gelosia. La loro supremazia sarebbe stata messa in forse da quella pericolosa rivale, Venere. Di lei si innamorò perdutamente anche Paolo Chigine, Orgasmatron, Rin, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei.
La terra era piatta e il sole ruotava intorno ad essa. Sulla montagna più alta del mondo, sempre avvolta da un mantello di nuvole, era situata la dimora degli dèi. Uno di essi era Paolo Chigine, Orgasmatron. Nell'Olimpo riecheggiava la sua musica.
Lei fece il suo ingresso nell'Olimpo e tutti gli dèi furono conquistati dal suo fascino. Paolo Chigine le fece un omaggio musicale ed accese l'ira di tutte le dee. Orgasmatron! RIN, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dèi.
Spossato dalle fatiche dell'amore, Marte si abbandonò tra le braccia di Venere. Fu Paolo Chigine a riaccendere i loro irrefrenabili istinti. Orgasmatron, RIN, Radio Italia Network, nell'Olimpo degli dei.
in Radio Italia Network. Orgasmatron, l'Olimpo degli dei. Giove, Plutone, Apollo, Mercurio, Giunone, Cupido, Bacco, Nettuno, Vulcano, Minerva, Eolo, Diana, Marte, Venere. Oh!